In un momento di crisi la regione decide di investire sulla scuola. Perché investire sulla formazione, il sapere e la conoscenza è l'investimento strategico. È vista la situazione molto critica in cui, ahimè, si trova la scuola italiana per scelte fatte che io non condivido. Noi cerchiamo attraverso l'autonomia scolastica, un investimento della regione, di favorire la crescita della qualità nella formazione dei ragazzi e dei ragazzi. Questo è, diciamo, l'obiettivo di fondo e lavoriamo perché possa concorrere tutta la società regionale, le altre istituzioni, le forze economiche e sociali, per riuscire a fare un salto di qualità in un momento molto difficile. Perché, vedete, il problema è, al di là di quel che delle dichiarazioni, di quel che ci diciamo, il problema vero è che se si abbassa, come ahimè si sta abbassando, la qualità scolastica per via della riduzione, 1600, oltre 1600 insegnanti in Emilia-Romagna, degli insegnanti, se si abbassa la qualità formativa, noi stiamo di fatto consumando il nostro futuro. Cioè, noi oggi o costruiamo il nostro futuro o lo consumiamo. Noi ci mettiamo dalla parte di chi vuole investire sul nostro futuro.